Eder. Mac. Pallister. Vorrei sapere se Kata è viva, se sta bene. Sono passati 2 mesi e stare così senza sapere nulla mi fa stare male. Chissà di Kata mi faccia sapere qualcosa. Così Catherine Alvarez Vasquez, madre della bambina rapita, lancia un nuovo appello e aggiunge, relativamente al sequestro dei telefoni cellulari a lei e al compagno Miguel Chicco Romero. Spero che la nuova indagine serva a trovarla. I due, non indagati per il sequestro della figlia, sono rimasti fino a sabato sera tardi negli uffici dell'arma in attesa che si completasse la copiatura dei dati contenuti nei telefoni. L'ipotesi degli inquirenti è che chi l'ha rapita ha organizzato tutto nei minimi dettagli, premeditando il piano per evitare di essere scoperto. Insospettisce il buco nella recinzione del giardino di un'abitazione che collega il cortile interno dell'Astor all'area dei box condominiali, con uscita su via Monteverdi. Da quel varco, ricavato rompendo la rete e il traliccio in plastica per i rampicanti, può sicuramente passare una bambina di 5 anni. La presenza poi di piante e fogliame non permette ai residenti delle abitazioni limitrofe di notare strani movimenti in quel punto. Oppure, chi ha rapito Kata potrebbe averla chiusa in un borsone, scavalcato il muretto che confina con i garage ed essersi dato alla fuga da via Monteverdi, sapendo che lì non ci sono telecamere. Gli inquirenti ipotizzano che chi abbia sequestrato la bambina sia stato mosso da un desiderio e proposito di vendetta, potrebbe averla uccisa ed essersi disfatto del corpo gettandolo nell'Arno, così come potrebbe averla portata all'estero, per fare perdere le tracce o per lucrarci, rivendendola ai trafficanti di esseri umani. Proprio il sabato, giorno in cui è scomparsa la bambina, vicino all'hotel di via Maragliano si radunano dei furgoni diretti in Romania in cui vengono caricate provviste di vario genere. Per questo ora indaga anche l'Europol e l'Interpol. Secondo gli inquirenti, il sequestro è strettamente correlato alla faida interna all'Astor, tra peruviani, ecuadoregni e romeni. Questi ultimi erano stati cacciati proprio il 3 giugno dallo zio materno della bambina. Per questo motivo, il padre di Kata, uscito di prigione il 13 giugno, fece un'incursione notturna in un campo nomadi alla periferia di Firenze. La procura continua a cercare altre immagini dagli impianti di videosorveglianza della città, ma per ora senza esito. Ovviamente più passa il tempo più, realisticamente, diminuiscono le possibilità di ritrovarla viva. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!